Così anche per oggi, sebbene si chiama ognuno. È il matrimonio della Nina. E si era pensato a pigliare il coro dell'Ippolita, ma i giovani e hanno voluto un compresso bitte. Contenti loro. Contenti loro. Contenti loro. Auguri! Farfalla bianca la scacciò con una mossa lieve per toglierla senza toccarla. Poi passiamo a Rigoni Stern, Stagioni. Erano belle le sere estive con la luna sopra i tetti. Mi pareva di sentire le stelle e invece erano grilli nei prati. Melania Mazzucco, una figlia, Eva, due padri, una famiglia normale, un desiderio esaudito e un sogno spezzato, il coraggio e la dolcezza per disarmare tutti i pregiudizi. Di Lanson, Il porto dei sogni incrociati, bellissimo libro. Mi sembra di essere un venditore ambulante di sogni. Ogni volta che scendo a terra, in un angolo sperduto del mondo, cerco di trovare qualcuno che sogna, una vita diversa, un po' migliore di quella che vive. In fondo vita ai loro sogni. Ecco cosa faccio. Il romanzo consigliato da parroco Barack Obama contro ogni razzismo e discriminazione. Il titolo è Lui oltre la siepe. Allora, in una cittadina del profondo sud degli Stati Uniti, l'onesto avvocato Atticus Fish è incaricato della difesa d'ufficio di un afroamericano accusato di violenza carnale. Riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente condannato a morte. Di Arcibaldo Cronen, E le stelle stanno a guardare, parla dei minatori inglesi. È la parola più bella per me è questa. Ripresero i picconi, ripresero a sudare, 160 metri sottoterra, oltre 3 chilometri dal pozzo principale. Allora, questo è Ogni mattina a Geninna, che praticamente parla della storia della Palestina intrecciata alle vicende di una famiglia che diventa simbolo delle famiglie palestinesi. La nostra rabbia è un furore che gli occidentali non possono capire. La nostra tristezza fa piangere le pietre. E abbiamo finito con Banana Yoshimoto, con un libro Amrita, che è più fra il paranormale e diciamo, il normale, quindi è molto complesso e per non annoiarvi troppo ho scelto qualcosa di molto corto. Gli alberi che si perdono nella distanza con i loro petali che cadono, colpiti dal sole, battuti dal vento, sopraffatti dalla rosa che trema e danza frenetico dal dolce colore del cielo azzurro, tra i rami restano in piedi. Lo so, dura solo un attimo e finisce.
ma in quell'attimo ci si fonde con l'eternità. Quell'attimo, quando si vorrebbe gridare, wonderful, bravo. Io volevo solamente dire che, come avete visto, abbiamo toccato tanti temi, no? Diversi e interessanti. Non ci siamo mai messi d'accordo. No, veramente, i libri sono venuti fuori così, è venuto fuori questo filo. Volevo dire che qui manca una persona molto importante, Alessandra Del Lungo, che diciamo ha fatto l'animatrice con me di questo gruppo. Quindi la ricordiamo e le mandiamo un bel pensiero. Grazie.